Ora il piacere e l'onore di dare la parola al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Prego, Ministro. Buonasera a tutti. Sono davvero onorata di prendere la parola nell'assemblea di apertura dell'incontro internazionale per la pace, davanti a una platea così altamente qualificata, chiamata a far sentire la sua voce autorevole e forte su un argomento così grandioso e affascinante. Saluto gli illustri relatori e rivolgo un sentito ringraziamento alla comunità di Sant'Egidio e in particolare al suo presidente, professor Impagliazzo. E consentitemi di esprimere un particolare apprezzamento per il suo paziente lavoro di tessitura che, avvicinando in fraternità contesti e scenari lontani, fa sì che a donne e uomini provenienti da più disparati angoli del mondo possa essere dato un futuro di dignità e di pace. Voglio qui citare la felice esperienza dei corridoi umanitari per i profughi in condizioni di vulnerabilità, realizzata grazie alla collaborazione della comunità di Sant'Egidio, delle chiese evangeliche e i ministeri dell'interno e il ministero degli esteri. Questa senz'altro è una delle pratiche migliori portate avanti a livello mondiale nel vasto campo dell'integrazione e dell'immigrazione. E la comunità di Sant'Egidio, sappiamo, ha nel suo logo i simboli della pace, la colomba e l'arcobaleno. E entrambi rappresentano un invito perenne a coltivare la speranza e la fiducia dell'uomo e a perseguirle tenacemente. La pace, come insegna il motto evangelico, si costruisce pazientemente, giorno dopo giorno. E non è un frutto che ci viene dato in regalo, né qualcosa che germoglia e vive senza cura o senza dedizione. I costruttori della pace hanno un compito arduo nel tempo presente, un tempo nel quale le violenze, le sopraffazioni, le persecuzioni, i conflitti, i discorsi di odio basati sull'intolleranza e sul disprezzo esplodono e si rinnovano quasi ovunque. Anche l'Europa, che pur ha conosciuto e praticato la pace grazie alla grande costruzione comunitaria, è stata percorsa dal sangue negli ultimi tragici eventi del Novecento, come ebbe a denunciare Papa Francesco. Sebbene un nuovo conflitto mondiale ci sia stato risparmiato, la guerra tuttavia non è assente, non l'abbiamo scacciata dalla nostra vita, essa prosegue a pezzetti, si alimenta degli scontri armati che tormentano varie parti della terra, specie quelli in cui la povertà, l'arretratezza, l'analfabetismo, le malattie, la penuria di cibo rappresentano piaghe drammaticamente ancora aperte. E la guerra è ingiusta sempre, ovunque, ma lo è in modo atroce per questi popoli, perché acuendo quei mali da cui sono storicamente afflitti, rappresenta per essi una doppia insopportabile condanna. La pace è affidata soprattutto alla parola, segno distintivo per eccellenza dell'umanità. La parola di pace è quella che ripudia l'offesa, l'inimicizia, il senso di vendetta e che mette invece al centro del suo discorso la cultura della comprensione reciproca e le dà l'anima con la sapienza del cuore. La pace autentica si affida alla volontà del dialogo. Le iniziative che perseguono e mettono in pratica il confronto tra culture, etnie,
convinzioni politiche o religiose, appartengono tutte al concetto e al processo incessante di costruzione della pace. Un processo che può conoscere pause, momenti di tensione o di scoramento e che può talora andare incontro anche alla sconfitta, ma che non ha e non può avere altre alternative. Donne, dissidenti politici, minoranze etniche o religiose, esponenti delle comunità di genere, spesso sono le vittime sulle quali si preferisce accanirsi, quando le regole della democrazia e della convivenza vengono travolte. Riportare la pace nelle zone del mondo dove i conflitti mettono in crisi i diritti fondamentali dell'uomo è il compito più delicato e difficile, e tuttavia doveroso che il consorzio mondiale possa assumere su di sé tale compito. È doloroso constatare come tanti laceranti conflitti abbiano la loro radice nell'intolleranza verso altre fedi religiose, nutriti da un disegno di sottomissione. Il progetto di diffondere la pace e di preservarne al contempo la sua preziosa fragilità riceve in questo modo un insulto insopportabile. E allora qua vorrei dirvi che è un compito che spetta al Ministero dell'Interno, quale è un compito che gli viene proprio dalla missione istituzionale che ha nel suo, come missione di amministrazione dell'Interno, che è quello della coesione sociale. Ed è un compito che si declina nella laicità dello Stato e che abbraccia ogni espressione in cui l'uomo intenda realizzarla e completarne la sua personalità. Per questo nessuno venga escluso. La ricerca della coesione ha significato soprattutto rispetto, vuol dire rispetto delle diversità, tutela delle minoranze. E ne è un esempio la creazione di una fertile rete di relazioni con le grandi religioni monoteiste presenti nel nostro paese. E nei riguardi della religione islamica e rispetto alla necessità di comprensione hanno portato al Ministero dell'Interno all'istituzione della Consulta per l'Islam, un organismo nato per ricercare insieme e con relazioni trasparenti e ugualmente intenzioni chiare la strada di una pacifica convivenza. La coesione intesa come concordia tra gruppi sociali e parti della comunità nazionale, ed è questo un inestimabile patrimonio che arricchisce e fortifica le radici della pace, la pace che dovrebbe essere dentro ognuno di noi e che dovrebbe fortificare anche il nostro paese. E lo è in questo tempo particolare in cui il mondo ha conosciuto la terribile insidia del virus e ha temuto di esserne travolti. L'Italia, tra l'altro, risulta tra i paesi più colpiti dalla diffusione del Covid e ora comunque guarda con speranza al futuro, perché devo dire che non è mai mancata, anche in questo periodo, devo dire davvero col cuore, la comprensione per gli operatori economici, specie quelli diciamo che hanno delle aziende più modeste, esasperati dall'insufficienza di reddito e angosciati anche per l'assenza di prospettive e di ripresa. Anche qua vi è stato un immediato intervento da parte del governo e ora si ripongono grandi aspettative anche in quelle che sono le risorse che stanno per arrivare e che in parte sono già arrivate del PNRR. Dobbiamo scongiurare che la pandemia produca guasti strutturali nell'economia e nella distribuzione della ricchezza, aumentando il solco tra le classi sociali e il divario tra il nord e il sud del paese. Sappiamo d'altra parte che la
Sappiamo che la pace suona come una parola vuota se si resta indifferenti nei confronti del bisogno materiale e della povertà e se la domanda di giustizia resta inascoltata. La pandemia ha impartito all'umanità e alla sua pretesa di dominio del pianeta una grande lezione di umiltà. Ha ricordato a tutti che non ci si salva da soli e che, per usare le parole che Papa Francesco pronunciò nella silenziosa piazza di San Pietro, siamo tutti sulla stessa barca. Quindi guarire il mondo dalla pandemia potrà farci riassaporare il piacere di avvicinarci fisicamente, di annullare le distanze che ci sono state imposte dalle misure sanitarie, finalmente di stringerci la mano. La parola che per comprendere come costruire il domani, la parola chiave è insieme, una parola che esprime non soltanto un invito alla condivisione, ma che rimanda all'alleanza tra le generazioni future, cui dovremo consegnare il testimone e con esso la responsabilità di proseguire nel cammino comune. Ciascun individuo è chiamato a portare la sua pietra all'edificazione del futuro di una comunità pacifica e giusta e dovrà farlo con una più chiara consapevolezza dell'unità di tutti e dell'interdipendenza con l'altro. E come scrisse profeticamente Carl Gustav Jung all'epilogo della sua vita, l'individuo sa che è lui il l'ago della bilancia. Le vostre parole in questa assise potranno ricordare dunque che non possiamo fare a meno degli altri se vogliamo contribuire alla costruzione, alla creazione di un tempo migliore, coltivando una reale comunanza di destino. E secondo me insieme possiamo farcela. Grazie.